alta l'attenzione perché c'è sempre di più un crescendo di chi vorrebbe attraverso le minacce e metterci il bavaglio e farci stare in silenzio. C'è un'attenzione grandissima da parte delle forze dell'ordine e della magistratura per combattere questo fenomeno e per difendere anche fisicamente con la scorta i giornalisti minacciati. Minaccia di morte, di minaccia di stupro, di aggressione, di antisemitismo, sono tutti reati. Abbiamo posto una sola domanda: sino a quando si continuerà a far finta di nulla e a considerarle libere opinioni, o quando finalmente si comincerà a considerarli reati contro la Costituzione italiana?